avanti, continuiamo con lo studio delle proprietà strutturali e oggi parliamo della proprietà duale della raggiungibilità che si chiama la osservabilità. Tra l'altro oggi vedremo anche perché in che termini uso la parola duale, senza entrare nei dettagli, però è un aspetto matematico che secondo me dopo la lezione sull'osservabilità avrete sicuramente intuito tutti quanti e ve lo faccio vedere perché si chiamano proprietà una duale dell'altra. Oggi parliamo della osservabilità. Vediamo prima di partire con una domanda. La domanda che ci poniamo è, quindi una delle possibili applicazioni che poi vedremo della proprietà della osservabilità, ma giusto per cominciare un attimo a contestualizzare. Quando abbiamo parlato di raggiungibilità, noi abbiamo parlato in qualche modo della capacità di raggiungere un certo stato. Va bene? Il termine raggiungere, diciamo, è diverso chiaramente da controllare. Poi vedremo che la proprietà di raggiungibilità implica la possibilità di controllare un sistema dinamico a raggiungere un certo spazio di stato. Adesso noi vediamo la possibilità, la capacità di osservare in qualche modo lo stato. La domanda che ci possiamo porre così per contestualizzare è: immaginate di avere questo circuito. L'abbiamo incontrato, diciamo, già un paio di volte, comunque a prescindere da diciamo, come lo abbiamo visto fino adesso, ci poniamo la domanda. Io ho a disposizione un solo amperometro e voglio conoscere tutte le correnti agenti nel circuito. Allora, si vede qui che ho tre rami, quindi io ho tre correnti. Con un solo amperometro posso, istante per istante, ovviamente non posso usare adesso il verbo misurare perché io ne misuro uno, no? Perché l'amperometro è uno, me ne misuro uno. Posso stimare, posso osservare, posso dare un valore di tentativo. Poi saremo più precisi sui verbi da usare. E questa è una domanda che diciamo, ha delle enormi implicazioni e vedremo tutta una serie di applicazioni. Ovviamente questo è uno degli esempi più semplici che si possa fare, perché questo è un sistema del secondo ordine, per cui con uno stato di due dimensioni. E già qui noi, a fine di questa lezione, risponderemo alla domanda con un dipende. Se io adesso prendo l'amperometro, in base a dove lo metto, posso o meno rispondere sì, posso misurare tutte le correnti oppure no, non posso misurare tutte e tre le correnti. È chiaro che da cosa partiamo? Partiamo dal fatto qual è il concetto di sistema dinamico, che le variabili sono interconnesse fra di loro, quindi noi sappiamo bene che qui c'è una fisica che lega queste tre correnti, altrimenti avrei bisogno di tre amperometri se fossero indipendenti. E la fisica viene modellata attraverso una matematica che sono le equazioni differenziali. Quindi in questo caso particolare usiamo degli equilibri della rete elettrica, che sono Kirchhoff, la somma delle correnti in un nodo deve essere zero, queste le regole, diciamo, base del sistema dinamico che abbiamo di fronte. Quindi questo significa che le variabili sono interconnesse fra di loro. Allora, questo significa che forse, poiché sono interconnesse fra di loro, io posso in qualche modo misurare Y, che è solamente una parte dello stato, però ricavare lo stato. Matematicamente sarà questo. E sarà l'oggetto delle lezioni, diciamo, successive, la parte di osservazione dello stato. Ok, no, partiamo con la definizione matematica. La definizione matematica dice che uno stato si dice non osservabile, e mi fermo subito per farvi subito notare la grande differenza rispetto alla raggiungibilità. Io parto dalla definizione di non osservabilità, va bene? Uno stato si dice non osservabile in un certo intervallo di tempo se l'evoluzione libera nell'uscita, partendo dalla condizione iniziale pari proprio allo stato che mi interessa, è identicamente nulla. Allora, in questa definizione già devo fare delle osservazioni. La prima è, guardate, io parlo di evoluzione libera.
Quindi l'ingresso è 0. Ora, il fatto che io parli di evoluzione libera, in qualche modo mi deve far pensare, ok, tu ti stai chiedendo se l'evoluzione libera corrispondente a un certo stato sia identicamente nulla. Se lo è, questo è non osservabile, va bene. E ma allora perché non proviamo a giocare con gli ingressi? Bene, questa è una domanda a cui risponderemo alla fine di questa lezione. La definizione parla di evoluzione libera. Bene, scopriremo poi che non ci possiamo fare niente, anche se noi avessimo a disposizione di scegliere qualsiasi ingresso possibile. L'altra cosa che dobbiamo osservare è questo identicamente. Cioè, identicamente significa zero sempre. Se siamo nel tempo continuo è zero per tutto l'intervallo 0 e t. Se siamo nel tempo discreto significa che è zero in ogni campione, in ogni istante di tempo. Ok. Poi prendo tutti gli stati non osservabili, li metto insieme e questo lo definisco sottospazio di non osservabilità. Anche in questo caso devo fare una piccola precisazione. Il fatto che sia un sottospazio dal punto di vista geometrico lo dimostreremo. Quindi in realtà io sto anticipando un risultato del teorema successivo, però mi sembra più, diciamo, coerente dare adesso queste piccole, tutte queste definizioni. Se il sottospazio di non osservabilità è l'insieme vuoto, allora il sistema si dice osservabile. Questa è la definizione ed è valida per il tempo continuo e per il tempo discreto. Ok, e allora diamo una dimostrazione, cioè cerchiamo il sottospazio, diciamo, di non osservabilità. E diamo una dimostrazione che sarà estremamente, anche in questo caso, intuitiva o semplice. Partiamo con il tempo continuo. Ok? Abbiamo il nostro solito sistema e noi dimostriamo che il sottospazio di non osservabilità, quindi, diciamo, parto con la non osservabilità, è pari proprio al nullo di un'opportuna matrice, O maiuscolo. Questa matrice si definisce matrice di osservabilità ed è, guardate, C, che quindi ha tre righe e n colonne, C per A, vabbè, qua non c'è bisogno, C per A, A n per n, C è m per n, quando vado a fare il prodotto C per A ha le stesse dimensioni di C, cioè a m righe, le righe pari alle dimensioni dell'uscita e le colonne pari alle dimensioni dello stato. Quindi io che sto facendo qua? Prendo C e ci metto m righe, C per A m righe, C per A quadro ancora uguale a m righe e così via, C per A alla n-1. Questa matrice di osservabilità è una matrice generalmente rettangolare alta, perché io ho messo n volte m righe, che è quadrata solo quando l'uscita è monodimensionale. Allora, guardate, ci sono, questo è il concetto dell'osservabilità e il concetto della raggiungibilità. In questo momento vediamo subito che hanno delle similitudini, diciamo, almeno notazionali, perché la matrice di raggiungibilità è rettangolare bassa ed è B, A per B, A quadro B, eccetera, eccetera. Qui abbiamo invece una rettangolare alta, C, C per A, C per A quadro e così via. L'immagine in rango è il sottospazio di raggiungibilità, è il nullo dell'immagine a raggiungibilità è
il sottospazio di raggiungibilità, il nullo dell'osservabilità, il sottospazio della non osservabilità. Quindi ci sono un po' di, diciamo, di similitudini che cominciano un attimo a uscire, però andiamo avanti con il nostro ragionamento. Come facciamo a dimostrare questo? Partiamo dal tempo continuo. Allora, dalla definizione, io posso dire che il sottospazio di non osservabilità in t con 2 deve essere per forza compreso in quello di t con 1 se t con 2 è maggiore di t con 1. Perché? Perché il mio stato deve essere identicamente nullo fra 0 e t. Quindi l'unica cosa che può succedere è che questo sottospazio di non osservabilità eventualmente diminuisca, nel senso che qualche stato diventa, cioè io abbia un'uscita diversa da zero per t più grande, perché se era nulla erano insieme e poi crescendo in t con 1 rimane lo stesso, in t con 2 potrebbe ridursi perché io potrei avere delle uscite diverse da zero. Quindi io parto da questa osservazione. E allora dov'è il sottospazio di osservabilità più grande? Quando t con 1 si avvicina a 0, no? Perché se io, diciamo, il sottospazio di non osservabilità diminuisce col tempo, in t con 1 è più grande. E allora io che cosa posso fare? Beh, mi faccio un bello sviluppo in serie. Ora, lo sviluppo in serie, vabbè, Maclaurin, Taylor, dipende solamente dal punto in cui faccio lo sviluppo. No, Maclaurin è un Taylor in cui sviluppo intorno all'origine. Quindi l'evoluzione libera, perché la libera? Perché la definizione mi dice che devo guardare l'evoluzione libera. In t per t piccolo che è uguale. Allora, il valore della funzione del un punto in cui sviluppo, quindi è il valore di L in 0. Allora, lo prendo qua perché non riesco a sottolineare. Un attimo solo. Allora, qua ci sta internet. Ok, allora, quindi rivediamo. Io faccio lo sviluppo in serie di Maclaurin. Perché Maclaurin, abbiamo detto, perché è uno sviluppo in serie di Taylor nell'intorno dell'origine. Quindi lo sviluppo dell'evoluzione libera si calcola come? Il valore della funzione nell'origine. Ok, poi la derivata prima rispetto al tempo calcolata nell'origine moltiplicata per l'incremento, quindi in questo caso è t. Poi t quadro su 2 fattoriali, la derivata seconda, eccetera, eccetera. Ora, chi è l'evoluzione libera in 0? Quanto vale? Beh, vale esattamente c per x in 0, perché l'equazione è l'uscita, no? Quindi banalmente io vado a sostituire c per x in 0. E adesso, quanto vale invece la derivata rispetto al tempo dell'evoluzione libera calcolata nell'origine? Faccio prima la derivata rispetto al tempo, ma la derivata rispetto al tempo sostituisco al posto dell'evoluzione libera c per x in 0, quindi devo fare la derivata. Qui si vede qualcosa? Non sta aggiornando. Allora, fatemi vedere se rifaccio, se riesco. Questo si vede? No, non sta aggiornando.
Un attimo solo, ragazzi, che non sta aggiornando. Vediamo al solito di chi è la colpa. Qui funziona bene, per cui sembra che sia una sincronizzazione Sembra che sia. No, vediamo un attimo, non è detto, un attimo, questo ce l'aveva in memoria. No, questo funziona, per cui sembra che sia una sincronizzazione di Jamboard. È la seconda volta che ce lo fa questo. Ok, adesso si è sincronizzato. Ok, allora continuiamo. No, scusate l'interruzione. Ok, continuiamo. Quindi che sto dicendo? Che devo calcolare adesso che cosa? Voglio calcolare questo termine qua in azzurro. Per cui la derivata rispetto al tempo dell'evoluzione libera poi calcolata nello zero. Quindi devo fare prima la derivata e questo qui è data da c per x, sostituisco c per x in 0, ma a questo punto questo è x calcolato in 0. Quindi la sua derivata rispetto al tempo è chiedo scusa, a per x, poi calcolata in 0. Perché non c'è l'ingresso? Perché io sto calcolando l'evoluzione libera per definizione. Va bene? Se io, diciamo, banalmente itero questo ragionamento, quello che ottengo è questo, che la derivata rispetto al tempo, i volte, calcolata nell'origine, è proprio data da c per a elevato alla i, calcolata poi in x in 0. Ok? Allora, che conclusione posso trarre? Beh, per avere y con l di t, cioè io sto cercando l'evoluzione libera identicamente nulla, devono essere nulli tutti i termini, gli infiniti termini della sommatoria. Va bene? Ma allora questo significa che se il primo che deve essere uguale a 0 è c per x in 0, il secondo è c per ax in 0, il terzo è c a quadro x in 0, banalmente la conclusione è che devono essere uguali a 0 tutti i termini c per a elevato alla i per x in 0 per ogni appartenente naturale, per i che va da 0 a più infinito. Ancora non è operativo questo risultato, perché chiaramente qua ho infiniti termini, e allora che faccio? Beh, io che cosa sto cercando? Vediamo un attimo, perché alla fine diciamo, i concetti algebrici sono sempre, non dico sempre gli stessi, ma quasi. Guardate, y uguale a x, uso la simbologia, diciamo, dell'algebra lineare. Io sto cercando per quali valori di x questa relazione sia uguale a 0. Praticamente io sto cercando il nullo della matrice, questo è quello che sto facendo. Solamente che questa matrice ha infinite righe, questa matrice O con I, perché se io lo sto cercando per questa qua, C per A alla I per X in 0, lo devo fare per ognuna delle infinite C per A alla I, allora significa che è la stessa cosa che io le metto tutte quante una sotto l'altra e cerco il nullo di questa strana matrice O con I. Ok? Ma allora questo, qui è sincronizzato, sì, ma allora questo significa che io mi ritrovo in una situazione che, diciamo, più o meno riconosco perché non è molto diversa dal caso della raggiungibilità, e cioè significa che io sto cercando x con 0 che appartenga al nullo di questa matrice I con I arbitrario. Però che cosa so? Io so che a elevato alla n è combinazione lineare di tutte quante le potenze di a da 0 a n-1. Quindi significa che quando io devo aggiungere c per a elevato alla n, in realtà sto aggiungendo delle righe che sono già combinazioni lineari di quelle precedenti, per cui non sto più alterando né immagine né rango della trasformazione. Per cui quello che io so è che il nullo
di questa matrice con un infinito numero di righe in realtà è uguale al nullo della matrice che ottengo arrestandomi per i uguale a n-1. Poiché mi piace questa matrice, la battezzo matrice di osservabilità, per cui io dico che il nullo di ogni è uguale al nullo di O. Va bene? E adesso questo è il risultato operativo. Non solo, adesso capisco che l'insieme degli stati non osservabili è proprio un sottospazio, perché il nullo di una matrice è un sottospazio. Ok? Poi faccio una cosa che ho fatto anche prima, cioè definisco un sottospazio di osservabilità come il complemento ortogonale del sottospazio di non osservabilità. Ricordo le proprietà delle matrici e quindi questa è l'immagine che ho trasposto, sottospazio di osservabilità. Questo è semplicemente quel legame delle proprietà delle matrici per cui io posso scrivere che l'immagine di una qualsiasi matrice che ne so P trasposto è il complemento ortogonale del nullo di P. Ok? Per cui il complemento ortogonale lo posso portare anche da una parte all'altra per sempre proprietà di matriciali, per cui alla fine, diciamo, la definizione di sottospazio di osservabilità mi dà direttamente il suo legame, che è l'immagine, la sua, diciamo, espressione, che è l'immagine che ho trasposto. Ok, perché faccio questa definizione? Vabbè, la faccio perché mi piace avere una decomposizione univoca dello spazio di stato, per cui una volta che io ho lo sottospazio di non osservabilità dalla definizione, a questo punto mi piace avere una decomposizione univoca e quindi prendo il suo complemento ortogonale, in maniera tale che qualsiasi punto è decomposto in maniera univoca fra osservabile e non osservabile. Questo è il motivo per cui facciamo questa cosa. Ok. E allora adesso vi faccio la stessa domanda che vi ho fatto per la raggiungibilità e a questo punto vorrei la vostra risposta. N uguale a 2, io ho, diciamo, sottospazio, quindi N è uguale a 2, quindi ho x1 e x con 2, calcolo il sottospazio di non osservabilità come il nullo di O e viene fuori una retta, dimensione 1 per cui è una retta. Ora mi dite voi che è il sottospazio di osservabilità e se x segnato lì è osservabile o meno. Ok, allora il complemento ortogonale geometricamente è lo stesso che abbiamo visto anche per la raggiungibilità, la retta ortogonale passante per l'origine. Ok, ora x segnato è osservabile o meno? A partire dal segno di diretto. Anche in questo caso, anche nel caso, diciamo, della raggiungibilità, avevo preso un x segnato che non apparteneva a nessuno dei due. Quindi non appartiene a nessuno dei due sottospazi, non le chiamiamo rette, chiamiamo sottospazi. E quindi, è osservabile o meno? Perché? Non ho capito. A partire dal situazione da Rn e allora è meno sempre zero. Esatto, allora guardate un attimo, x segnato, diciamo, non appartiene al sottospazio di non osservabilità, ma neanche a quello di osservabilità. Ora io lo posso sempre decomporre in maniera univoca come la somma dei due componenti, uno appartenente a quello al sottospazio di osservabilità e l'altro a quello di osservabilità. Questa non la vedo, questa qua. Però quest'altra componente, a questa componente corrisponde un'uscita che non è identicamente nulla, per cui è osservabile, cioè la mia uscita si muove, okay? Non rimane identicamente nulla. Per
Guardate, per la raggiungibilità invece il nostro x segnato non era raggiungibile. In quel caso il sottospazio di raggiungibilità era l'unico raggiungibile, cioè gli stati appartenenti a quel sottospazio potevano essere ottenuti con una scelta opportuna dell'ingresso. In questo caso sono gli stati appartenenti alla non osservabilità che sono non osservabili. Tutti gli altri, quindi R alla N meno sottospazio di osservabilità, invece sono osservabili, vuol dire che loro, a loro corrisponde un'uscita che non è identicamente nulla. Ok? Va bene, allora anche qua abbiamo un nostro bravo Gramiano, Gramiano di osservabilità, e il Gramiano di osservabilità anche in questo caso è una strana matrice che è l'integrale fra 0 e t con f di, se guardate, noi qui possiamo riconoscere che è il prodotto di quattro matrici, ma le ultime due sono C per elevata da tau, che in qualche modo, diciamo, sono la matrice, l'espressione di evoluzione libera C per elevata a T, e poi invece le prime due sono il loro complemento, sono il loro, la loro trasposta. Possiamo dimostrare che il sottospazio in osservabilità è il nullo di questa matrice. Quindi questo, diciamo, potrei utilizzarlo come alternativa rispetto all'utilizzo della matrice di osservabilità. Ora vediamo un attimo, vabbè, la matrice, diciamo, il Gramiano osservabilità è una matrice definita positiva. Il fatto che sia definita positiva, da cosa, diciamo, lo capisco, diciamo intuitivamente, senza dimostrarlo? Perché se io fossi negli scalari, l'operazione che ho fatto è l'integrale di x quadro. Se voi guardate, se io prendo una matrice e la moltiplico per il suo trasposto, è come se stessi elevando al quadrato, sempre una matrice definita positiva. Poi faccio l'integrale di un numero positivo, per cui intuitivamente, diciamo, accettiamo il fatto che è definita positiva e non ci stupisce neanche tanto. Va bene? Allora, guardate un attimo, noi possiamo, e in questo modo, diciamo, col Gramiano di osservabilità iniziamo un primo risultato, anche in questo caso a cielo aperto, poco operativo, per fare un'operazione che è quella proprio di stimare lo stato di un sistema dinamico. Dovrei avervelo detto più volte, quando io ho un sistema dinamico, io ho gli ingressi che sono i miei motori, va bene? E gli ingressi manipolabili sono il modo con cui io posso interagire e alterare il sistema dinamico. E poi ho le uscite che sono i miei sensori, cioè quello che io vedo del sistema dinamico. La X io non la vedo, la X è un insieme di variabili interne del mio sistema dinamico. Posso misurare qualche componente di X, però è chiaro che in quel caso ho una riga di C in cui c'è un 1 e diventa anche parte dell'uscita, così come abbiamo fatto più volte con il circuito elettrico, per esempio. Se misuro una corrente, e allora ho una riga 1, 0, e quella è la corrente. Quindi in realtà io non ho una misura dello stato, io vedo l'uscita, quello che io vedo è la Y. Avrò bisogno di stimare lo stato in tantissime applicazioni e lo vedremo, diciamo, dalla settimana prossima, come vi ho detto. Adesso vediamo un primo strumento per misurare lo stato.
uno strumento che non è operativo ed è il primo passo verso, diciamo, questo tipo di problemi ingegneristici. Se noi facciamo l'ipotesi che il mio sistema sia completamente osservabile, quindi mettiamoci in queste condizioni, allora il gramiano di osservabilità è uno strumento che mi consente di calcolare x0 facendo che cosa? Prendendo l'uscita, che io invece misuro, fra 0 e un t con f arbitrario, la integro moltiplicandola opportunamente per, diciamo, la e elevata a t, insomma, per la matrice di dinamica e la matrice delle uscite, e, diciamo, dividendola per il gramiano, cioè moltiplicandola per l'inverso del gramiano. Questo è un risultato che si ottiene, diciamo, per costruzione in maniera abbastanza meccanica, cioè questa è l'espressione, allora che cosa faccio? Io so che l'evoluzione libera è c per elevato ad t per x in 0, e poi mi costruisco questa espressione qua, nel senso che poi dopodiché la moltiplico a sinistra per la trasposta di c per elevato ad t, e a questo punto, moltiplicandola a sinistra, ottengo proprio l'argomento dell'integrale. Poi faccio, diciamo, l'integrale fra 0 e t con f e ottengo proprio il risultato che cercavo. Adesso, indipendentemente dai calcoletti, quello che io, diciamo, noto è che posso, diciamo, relativamente facilmente, perché, diciamo, implementare questo qui al calcolatore è molto semplice, sono le semplici operazioni matriciali, no? Fate un integrale delle operazioni matriciali, quindi io posso conoscere x in 0 misurando l'uscita. E quindi, diciamo, se io avessi questo problema ingegneristico, e lo avremo diverse volte, in diverse condizioni, dice, vabbè, risolto, io faccio così. In realtà, diciamo, questa è una soluzione, diciamo, che lascia insoddisfatti per diversi motivi. Prima di tutto, come scelgo il tempo? Allora, se io ho bisogno dello stato in 0 e so che devo integrare tra 0 e un certo t con f arbitrario, da i risultati, diciamo, dei controlli, io ricordo che il ritardo temporale è destabilizzante. Una cosa che a me non fa piacere, avere il ritardo temporale. E questo intuitivamente è ovvio. Se io vi do la temperatura di questa stanza con un'ora di ritardo e vi dico di programmare un sistema, diciamo, di termoregolazione, voi non è che riuscite a soddisfarmi, diciamo, ogni 5 minuti se io vi do il dato di un'ora prima, mi fate magari un risultato che mi soddisfa mediamente, quindi abbassate le prestazioni del controllore. Il ritardo è destabilizzante. Se io vi dico, ok, allora, diciamo, questo è uno strumento utile per calcolare lo stato, scegli tutti con F, io so e t con f è lungo e destabilizzante, e quindi rende abbastanza inutile la misura dello stato. Dico, allora, io t con f cerco di prendere il più piccolo possibile, però che succede? Che t con f è il più piccolo possibile, io nella mia relazione ho l'inversa del gramiano di osservabilità. Il gramiano di osservabilità è definito positivo, sto facendo un'operazione che è diviso epsilon, parente diviso 0, problemi numerici. Che problemi ho? Beh, adesso nessuno, se io faccio in MATLAB posso scegliere anche t con f abbastanza piccoli, ma y è rumoroso, per cui in realtà io sto amplificando il rumore. Rientro nel fatto che così, dal punto di vista ingegneristico, non me ne faccio nulla, ok? Poi, ovviamente, l'altra cosa dice, vabbè, ma a te non serve 0, a te serve sempre. Questo non è un problema, basta traslare, diciamo, rispetto a t, e ottengo la versione a ciclo aperto con ritardo di un osservatore dello stato. Quindi io posso avere x in t utilizzando il gramiano. Questa cosa qui non è, diciamo, un risultato forte dal punto di vista pratico per i motivi che vi ho detto. C'è un ritardo temporale,
Se t con f è piccolo, io divento sensibile al rumore di misura. Dopodiché, diciamo, questo è abbastanza a ciclo aperto nel sante da t a t con f. Per cui non è quello che io andrò ad utilizzare quando farò l'osservatore dello stato, che adesso vi sto introducendo questa parola, su cui dedicheremo diverse ore, perché è una delle applicazioni che io considero, diciamo, più importanti insieme alla retroazione pure della teoria dei sistemi. Ok, vediamo un attimo anche altri concetti come l'osservabilità di sistemi simili. La domanda che io potrei chiedermi è: vabbè, ma se io cambio una rappresentazione dello stato, posso rendere visibile uno stato che non lo era? La risposta è no, così come non potevo rendere raggiungibile qualcosa che non lo era. Perché? Beh, perché la proprietà di osservabilità è una proprietà fisica del mio sistema dinamico, non è una proprietà legata alla rappresentazione matematica, e sarebbe grave se lo fosse. E quindi, da cosa me ne accorgo? Beh, faccio dei calcoletti, ho un sistema simile e mi rendo conto, quindi ho un sistema in z legato alla x trame x uguale pz con p di rango pieno quadrata, faccio la sostituzione, ora lo faremo, e mi rendo conto che la matrice di osservabilità del sistema simile è legata alla matrice di osservabilità del sistema originario tramite la trasformazione di similitudine P, quindi viene moltiplicata per P. Che conclusione posso trarre da questo? Beh, il rango di O' è legato al rango di questo prodotto, ma poiché P ha rango pieno, il rango è quello di O. Per cui io non ho alterato la dimensione né dell'immagine né del nullo di O, nel nullo di O dell'immagine di O trasposto, per cui io non ho alterato la dimensione del sottospazio di non osservabilità. Praticamente l'ho solo ruotato. Se voi pensate alla retta, voi se fate il cambio diciamo di variabili di stato, voi state scegliendo altri due assi coordinati. La retta sta sempre là, solamente che voi cambiate gli assi, lo state ruotando e basta. Come si fa? Vi ricordate qual era il risultato per la raggiungibilità? Qual era l'espressione per la raggiungibilità? R' uguale? P a meno 1 per R, che quindi è la stessa identica cosa, perché P è quadrato ed è il rango pieno, quindi sia P che P a meno 1 hanno le stesse proprietà, okay? sono di rango pieno quadrato, quindi il risultato è lo stesso. Come si dimostra? Beh, non si dimostra, nel senso che si va per sostituzione. O' è uguale, definizione di matrice osservabilità usando il sistema simile, poi al posto di C' io ci sostituisco C per P. Al posto di C'A' io sostituisco C per P e poi P a meno 1 a P. Ma allora P per P a meno 1 si semplificano, quindi rimane C per A e poi P a destra. Fate questo per tutti quanti gli altri termini, vi rendete conto che alla fine potete mettere in evidenza P a destra e quello che rimane è proprio la matrice di osservabilità. Banale. Ed è identico a quello che abbiamo visto nel caso della raggiungibilità. Identico, chiedo scusa, non è identico, ma è assolutamente concettualmente equivalente. E questo è quanto ci siamo detti. Abbiamo anche nel caso del tempo, nel caso della osservabilità, una forma canonica di osservabilità di Kalman. E vediamo un attimo in cosa consiste.
Allora, nella forma canonica di osservabilità di Kalman, noi facciamo lo stesso approccio alla raggiungibilità. Io prima vi presento un sistema dinamico in cui ci sono degli zeri opportuni per cui la parte non osservabile è proprio separata dalla parte osservabile. Però il mio sistema non è che nasce in questo modo, quindi io poi vi darò uno strumento per portare il vostro sistema dinamico in questa forma. E questo vi permetterà di capire esattamente le componenti non osservabili del vostro sistema dinamico. Va bene? Allora, prendiamo il solito sistema. Che cosa notiamo subito? Che lo sto scrivendo in Z e nelle variabili con l'apice, per cui secondo la convenzione che stiamo usando in questo corso, questo significa che questo è già il sistema, diciamo, un sistema simile. Arriverò in questa forma in qualche modo. Allora, si chiama in forma canonica osservabilità di Kalman se io posso isolare, posso, chiedo scusa, partizionare la mia matrice dinamica in questo modo e la mia matrice delle uscite in questo modo, in cui, se voi guardate, A' con O è una matrice quadrata di opportune dimensioni. C' con O è una matrice rettangolare di opportune dimensioni e la loro coppia è osservabile, quindi per definizione. Anche A'NO è una matrice quadrata, mentre A' con 1 e questo 0 qui è una matrice, questo qui è una matrice di tutti gli elementi nulli. Così come pure la O, questo 0, chiedo scusa, quale O? Questa matrice di zeri qui della matrice delle uscite. Ho partizionato lo stato in componenti O osservabili e N-O non osservabili. Allora, cosa vuol dire osservabili e non osservabili? Facciamo questa operazione per renderci conto di quello che sta succedendo. Allora, come faccio questa operazione? Io che cosa so? Io so che Z punto è uguale, ho fatto questa partizione, quindi posso scrivere le prime O righe e poi le altre N-O righe, è uguale A' con O, A' 1, 0, qua ci metto solo sotto lo 0 le due lineette, NO. E moltiplica allora, non sto facendo nulla, no, sto semplicemente, diciamo, scrivendo per esteso questa relazione. Allora, a questo punto io che cosa devo fare? Beh, devo fare il prodotto riga colonna per avere z punto con O, cioè la parte osservabile, e mi viene che io sto moltiplicando A' con O per z con O e poi sto moltiplicando questa matrice di zeri per zno, va bene? E questo, diciamo, va ad alterare la dinamica di z punto con O, di questo oggetto qui. Invece la componente non osservabile viene influenzata da tutti e due, quindi per la componente non osservabile io ho A' con O che moltiplica z con O e così via. Poi io devo anche vedere cosa succede in uscita, e in uscita è quello che succede anche di interessante, vanno viste insieme le due cose. Ok, y uguale C' con O, poi la matrice O di elementi nulli per z con O, z n o. Che cosa significa? Che questo è uguale a C' con O per z con O. Ma allora che cosa sta succedendo? Guardate un attimo che cosa succede. L'uscita. Sento eco. Ragazzi, c'è qualcuno di voi con il microfono aperto? Sì, scusi prof, mi era crashato e sono rientrato. Ah, ok, va bene. Ok. L'uscita, se vedete,
è influenzata solamente dalla componente osservabile. La componente osservabile, a sua volta, la sua dinamica è influenzata solamente dalla componente osservabile. ZNO non c'è perché viene moltiplicato per 0. Okay? Quindi, di fatto, ZNO non trova una strada per influenzare l'uscita e quindi per essere visibile nell'uscita. Questa cosa, la pagina successiva, sono semplicemente, diciamo, questi conti scritti in pulito, in cui noi vediamo esattamente questa cosa che ho detto, e cioè la dinamica osservabile non è influenzata da quella non osservabile, qua non c'è ZNO, va bene? E l'uscita non è influenzata dalla componente non osservabile, solamente dalla osservabile. Quindi questo significa che un'evoluzione libera in ZNO non trova nessuna strada per andare a alterare l'uscita. Vediamo, diciamo, lo schema a blocchi per renderci conto anche graficamente di questa cosa. Allora, come vi ho detto, lo schema blocchi, vediamolo proprio graficamente, cerchiamo di vedere proprio una specie di percorso. Questa è ZNO, va bene? Allora, ZNO, se vedete, non trova nessuna strada per andare ad influenzare l'uscita Y. Qua contromano non ci può andare. Per cui l'evoluzione di ZNO non ha ripercussioni sull'uscita, anche graficamente. Invece, Z con O può influenzare sia l'uscita, ma poi può anche influenzare ZNO, perché questo, diciamo, non altera la proprietà di cui stiamo parlando, che è il ZNO, cioè la componente non osservabile, non deve andare a dare fastidio all'uscita. Vabbè, dare fastidio, diciamo così. Ora, anche in questo caso, paragone con la raggiungibilità, in quel caso vi avevo detto, se vedete il percorso dall'ingresso fino allo stato non raggiungibile, non lo posso fare. In questo caso non posso fare il percorso dallo stato non osservabile all'uscita. Quindi raggiungibilità, proprietà, ingresso stato, osservabilità, proprietà, stato uscita. Ok? Continueremo a vederlo. Facciamo l'ultima diciamo, cosa che riguarda la forma canonica e poi magari facciamo una piccola pausa. Allora, come faccio a portare un sistema in forma canonica di osservabilità di Kalman? Beh, la matrice di trasformazione di similitudine è parente di quella che abbiamo usato per la forma canonica di raggiungibilità. Io che cosa faccio? Prendo le prime O colonne, dove ho la dimensione del sottospazio osservabilità, una base del sottospazio osservabilità, e prendo le successive come una base del sottospazio di non osservabilità. Dal punto di vista pratico, operativo, queste qua me le dà il programma di calcolo numerico chiedendo il nullo di O, e queste qua me le dà sempre il programma di calcolo numerico chiedendo l'immagine di O trasposto. Addirittura, se io uso il MATLAB, io già ce l'ho nella forma che mi serve, perché lui già mi dà la base per il sottospazio in colonna. Per cui questa è la condizione solo sufficiente. Quella necessaria e sufficiente è leggermente diversa, però questa è mnemonicamente immediata e la difficoltà tra le due non cambia nulla. Quindi, diciamo, con questa qui e quella di raggiungibilità è quasi impossibile sbagliare. Invece, con le condizioni necessarie e sufficienti, bisogna un attimo ricordare qualcosa. Ok,
Quindi questa è una banalità, vedremo qualche, faremo qualche esercizietto, non avremo, diciamo, non avrete nessun problema da questo punto di vista. Vabbè, gli autovalori e ci fermiamo, poi facciamo l'esempio, lo facciamo dopo la pausa. Che fine fanno gli autovalori? Allora, le due matrici A e A' sono simili fra di loro, quindi gli autovalori non si alterano nella trasformazione di similitudine. Poiché la forma canonica di osservabilità è una forma triangolare a blocchi, i suoi autovalori sono quelli sulla diagonale, quindi sui blocchi sulla diagonale. Quindi questo significa che anche gli autovalori si stanno partizionando, cioè gli autovalori o sono nella parte osservabile o sono nella parte non osservabile. Ok? E alla fine il sistema quindi è l'unione degli autovalori nella parte osservabile e non osservabile. Ok, ci sono domande? Da remoto, sempre se accendete le telecamere mi fa piacere. Ci vediamo. Facciamo 10 minuti, va bene? Ci vediamo alle 10:10. Va bene.